Allora, uno dei protagonisti di questa partita intensissima, Fabio Ricci. Io vorrei che tu spiegassi come avete fatto a recuperare quel distacco, perché posso garantirti che era veramente difficile pensare. Sì, è veramente difficile recuperare un distacco così. Credo in Serie A sia quasi impossibile, perché 19-10, se non ricordo male, 9 punti sono tanti. Noi abbiamo deciso di giocare, di riniziare a fare il nostro gioco anche in previsione del set dopo, e poi dopo ci siamo trovati punto a punto, 24 pari, e alla fine è andata bene così. Senti, giovedì abbiamo gara 4, si spera ovviamente che finalmente ci si riesca a sbloccare nelle gare in trasferta, che è un po' che a Perugia non avviene, insomma. Sì, andremo là per provare a vincere, come avevamo cercato di fare a gara 2. Sappiamo che sì, c'è uno storico Perugia in trasferta non molto positivo, però noi andremo là cercando di vincere, cercando di fare la nostra partita, e poi il campo darà il risultato. C'è qualcosa che secondo te non andrà ripetuto, quanto accaduto di quello che è accaduto oggi, insomma? Ma credo che non dobbiamo più prendere break così lunghi, e non solo al terzo set, anche al primo. Era successo già a gara 2 là, che da un momento all'altro smettiamo di giocare e prendiamo un break di 4-5 punti. Credo che se il nostro gioco vada via più liscio, abbiamo possibilità di passare il turno. Grazie.